Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi nuovo deck profile, Porus Runic, un'alchimia che io sto testando e che sinceramente a me piace tantissimo, anche perché mi piace l'archetipo Runic e adoro Horus, penso che sarà il mio nuovo archetipo per il resto della vita, tipo il tuo drago che lo è stato per circa 6 anni. L'unica criticità di questo mazzo è che soffre tantissimo, vabbè, Ashe lo soffrono un po' tutti. E l'altra è che deve aspettare molto prima di attaccare, nel senso che si piazza sulla difensiva, nega tutto quello che può negare, al momento giusto quando non uso più Runic passo all'attacco, perché ecco, la problematica di Runic chiaramente ti fa saltare la battle phase successiva. Molte volte è successo che praticamente ti cappavo di primo, quindi lui metteva, si apparecchiava, io grazie agli Horus magari metteva soltanto un mostro grosso o due negazioni così che riusciva a sviare con le varie entrap che gli tiravo, mettevo praticamente i tre ciccioni Horus, attaccavo e era finita lì. Però può variare, la maggior parte delle volte questo tende molto a mettere gli Xyz che dopo vi farò vedere, preparare una bella board per la parte difensiva e poi al momento giusto attaccare. Comunque, iniziamo con distruggere il mazzo, la deck profile. 3 insetti. Assolutamente, lui è praticamente il motore di tutto quanto. Prendi lui e un'altra carta che hai in mano, li metti nel cimitero, ti vai a prendere sarcofago e peschi una. Quindi, gioco sarcofago in mano, noi possiamo cominciare a mandare le carte al cimitero dalla mano, mandare gli Horus da deck a cimitero. Così facendo, possiamo poi rievocarli, chiaramente, se abbiamo sarcofago. Monocopia degli altri Horus, anche loro sono strapotenti. Perché comunque lui, se l'avversario ti leva una carta sul terreno, te le fa prendere, ti fa prendere due carte dal cimitero o bandite, metterle in mano o nel deck. Io 99% delle volte me le metto in mano, chiaramente. Lui diventano immuni gli Horus da battaglia e distruzione d'effetto. Lui peschi tot carte quanti Horus sul terreno, quindi sono davvero eccezionali. L'unica loro problematica è quando te le trovi in mano e non hai modo di scartarle con il sarcofago, ecco perché appunto monocopio, perché cerco sempre di andarmi a cercare tramite il sarcofago con scartarle da mazzo. Poi abbiamo doppio Kashtira, messo non, essenzialmente non gli davo un soldo di fiducia perché vedendolo giocato non mi ispirava molto. In realtà è estremamente utile, devo ammetterlo, sia perché quando l'avversario attiva un effetto gli possiamo bandire una carta, sia perché quando attacca possiamo bandire una carta. Ma la parte diciamo, che a me interessa è quella che se non ho mosso sul terreno posso evocare, vado a prendere Kashtira, quindi ho comunque una carta in mano che posso dargli sarcofago. Infatti doppia copia perché tanto la tripla vedo sempre due copie in mano. Vabbè, tripla Ashe e doppio golem di main. Sì, perché io perdo sempre il dado, sempre. Che sia un torneo, che sia un local, cioè che sia un torneo importante, che sia un local, che sono a casa a giocare con mio figlio, io non vinco un dado. Quindi a prescindere comunque loro li userò. Se non li uso li scarto di sarcofago. Iniziava lui, io ero di secondo. Levavo due negazioni e cominciamo a fare gli Horus tranquillo. Quindi per forza lui the main. Poi chiaramente vedete voi se volete sostituirlo metteteci insomma altro. Poi magia Horus, sarcofago del re. Questa è l'altro motore di tutto. Spiego velocemente. Puoi mandare carte dalla mano al cimitero e mandare Horus da deck a cimitero. La condizione di evocazione degli Horus è che se c'è sarcofago si evocano speciale, quindi non innesca catena, non è un effetto, quindi è una condizione di evocazione, quindi appena c'è lui puoi evocarli, chiaramente una volta per turno per il suo effetto di sarcofago. Se abbiamo anche l'altra trappola che dopo vi mostro possiamo anche rievocarli più volte e utilizzarli per Link, Xyz, eccetera. Comparto Runic, doppia fontana, tripla punta, tripla maledizione, tripla distruzione, triplo letargo, triplo fuoco radiante. Sono poche le runic, sono proprio strette all'osso perché? Perché preferisco molto più giocare di entrap e di Horus piuttosto che runic, in quanto come ho detto mi rallentano, quindi a volte mi cado nel momento giusto, altre volte molto spesso riesco solo a fare magari un riciclo solo di fontana e poi devo partire di Horus perché già ho messo le negazioni, quindi le uso tantissimo per ripescare, poco con i loro veri e propri effetti, tipo distruzione, protezione, eccetera. Però questo è il compartino fontana, come ho già detto, stretto al minimo, per darmi la possibilità di avere subito carta in mano, un riciclo in mano e posso attaccare. Doppio talento tattica triple. È un ricastro goblin che non gioca nessuno.
Però molto spesso si prende Ashe al posto di Fontana o Imsety. È un Mill all'avversario che a me non cambia assolutamente nulla e gioco con 39 carte. Questo è il mio pensiero. Io devo. Poi, chiaramente, ragazzi, datemi anche voi consigli. Però io gioco, cioè cerco di giocare con il minimo indispensabile. E secondo me questa che ti fa, che ti dà un 39 carte invece che 40 è un meno uno nel mazzo che. Per scoprire le carte che a me servono. Questo è il mio pensiero. E poi soprattutto ripeto che molto spesso si piace, quindi va bene così. Triple permanenza e mono protettore canopico. Questo, come dicevo, questo è molto potente, però chiaramente deve essere usato con giudizio, deve essere anzi inserito nel mazzo con giudizio, perché una copia va, secondo me, benissimo, doppia, molto rischioso, 3 Embrick completo. Perché questa qui, quando va al cimitero, la puoi riposizionare e ovviamente quando poi viene distrutta, viene bandita. Però che succede? Una volta per catena puoi revocare Horus dal cimitero. Quindi c'è cioè, il sarcofago e lei, puoi praticamente evocare doppio Horus tranquillamente, e soprattutto questo nel turno avversario, perché se attiva una volta per catena e soprattutto questo nel turno avversario, quindi mi dà consistenza in campo anche quando non è turno mio. Compartino extra per Runic, doppio Jhin, Monogeri. Lei ovviamente per farmela vedere Runic Fontana il prima possibile, lui per riprendermela e cercare di pescare due volte lo stesso turno, perché attivo Fontana, faccio Runic, attivo effetto Fontana, metto sotto pesco. Se magari ne ho un'altra in mano, posso attivarla, continuare a fare runic e rifare l'effetto. Se poi per qualche ragione lei è andata via e quindi c'è un posto libero, posso riattivare lui, prendere fontana e rifarlo per la terza volta. Succede praticamente mai, però ecco, sicuramente avete una possibilità buona di fare doppia fontana allo stesso turno. Poi, sincro, barone. Lui al momento ancora non sono riuscito a farlo, forse una volta se non ricordo male. Lo faccio quando c'ho Kashtira sul terreno. Non mi serve Ashe perché magari ce l'ho due in mano, faccio normal Ashe, sincro da 10, barone. Poi, comparto Xyz 97 per fare praticamente sempre la combo con 62 e C62. La combo è evoco lei, stacco materiale, posso evocare speciale lei con lei materiale, stacco lei, lui attacca fino a 3 mossi per turno ed è un 4000, quindi è ottimo per levare e pulire la board avversaria. Zeus. Burattino perché? Perché quando lui si è piazzato e magari ha cose che mi possono dare fastidio, che mi negano e quant'altro, metto lui, spacco due special e c'ho comunque gli Horus subito nel cimitero. Negazione dei mostri sul terreno, negazione dei mostri ovunque. Lui mi protegge dalla distruzione del sarcofago, importantissimo. Anche Ugin mi protegge dalla distruzione del sarcofago e da Fontana. Lei è molto un forse, però la uso sia per darmi consistenza quando ma mi mancano gli Horus nel cimitero e cerco di mandarli, o comunque special evoco o Kashtira o comunque Ashe, per appunto farmi barone se ho Kashtira sul terreno, e poi un millino dei 4 che va in combinazione con Runic. Magari sto stallando troppo, il tempo sta passando, non riesco a vincere di life points, allora a questo punto cambio tattica e millo di Runic, e lui mi dà chiaramente una mano. Negazione delle magie e protezione dei mostri, e poi l'ultimo, Link BLS. Lo uso soprattutto per levare gli Xyz che non hanno più materiale, che quindi sono giallloni, toglierli, rimettermi o i materiali che erano inutilizzati su di loro, quindi nel cimitero, quindi gli Horus, oppure semplicemente per dare una pulita e usare il suo effetto, che una volta che è 4005 è molto difficile buttarlo giù. Ragazzi, questa era la deck profile. Mi avete chiesto se ogni deck profile riusciamo a fare una mano di prova, e così sarà. Quindi preparo un attimino il mazzo, rimischio bene e vi faccio un paio di mani di prova. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Non male, non bene, ma manco male. Il primo è sarcofago. Rischiare praticamente tutte le quattro carte che abbiamo in mano per mettere gli Horus. Chiaramente, dando per scontato che lui non abbia Ashe, però in questo caso, se io attivo lui, se io attivo sarcofago, e mando quindi da mano al cimitero, per mandare da deck al cimitero, una carta, e lui mi fa Ashe, abbiamo talento, fortunatamente, quindi possiamo pescare due. Mettiamo caso che lui non abbia nulla, così evitiamo ogni cosa. Chiaramente, ragazzi, questo si fa
1, mando, effetto, mando 2, mando, effetto, mando 3, mando, effetto, cazzi, ma nemmeno effetto perché so, come ho detto prima non è effetto, è condizione di evocazione. Quindi so che mando, cioè effetto del sarcofago e poi condizione di evocazione, quindi entra automaticamente. Non abbiamo più carta in mano? Sì, vero. Questo è appunto uno dei problemi di Horus, che ti leva tutto quello che puoi avere in mano. Dopo proviamo anche la partenza coronica. Io solitamente metto questa. Mi preparo in questa maniera. Metto lui. E negargli un'evocazione, un'attivazione di carta magia. E proteggermi i mostri, ma che adesso non servirà, in quanto mettiamo il numero 90, che è un Omni Negate di mostri. Gli effetti di mostro. Questa solamente è una mia mano di partenza, che chiaramente se mi fossi lasciato Ashe avrei avuto anche un'altra reazione, però non avrei potuto mettere uno di loro, quindi è molto situazionale. Ok, questa volta, come ho già detto, tenteremo di partire con Runic. Quindi punta, mi vado a prendere Fontana, attivo Fontana, attivo lei, evoco speciale Ugin, sempre ammesso che lui non abbia Ashe. Lui, effetto Ugin, mando carta al cimitero, prendo Fontana. Poi ragazzi, se avete consigli, magari mi dite guarda, avresti potuto fare in questa maniera, fatemi sapere perché, ripeto, queste sono mani di prova. Quindi se vedete qualcosa che non va, se vedete qualche altro trick che a me sfugge, fatemi assolutamente sapere, che c'è sempre assolutamente da imparare. Anche perché io sono i primi anni che sto giocando con Extra. Cioè, io ho sempre giocato tutti i miei anni di Yugi fino ad oggi senza Extra, sempre odiato. Quindi per me è una cosa nuova utilizzare il mazzo main per l'Extra. Sembra follia, ma ho sempre giocato mazzi anti-meta estremamente fuori dal contesto torneistico, nonostante ci andavo e non ho mai vinto, eh. Comunque sono tutti mazzi che performano de primo. De primo vinci praticamente quasi sempre. De secondo prendi le pizze. Io, chiaramente, perdendo ogni dado, iniziamo sempre per il secondo. E comunque, effetto Fontana. Due runic sotto, 1-2. Ok. Gli diamo 1000 e peschiamo una carta. Adesso, come dicevo prima, possiamo tentare la fortuna di ricominciare con un'altra fontana. Però, avendo già questa mano, avendo già una protezione sul terreno, io invece partirei direttamente con Horus. E quindi farei lo stesso trick di prima di trick, lo stesso effetto di prima di permettere mandare queste 4 e mettermi le negazioni. È vero che ci mandiamo fontana al cimitero, è vero che abbiamo una negazione di effetto, però qua già abbiamo un mostro che ci protegge lui e Fontana. In più mettiamo le due negazioni di prima, quindi più o meno siamo protetti. Ecco, abbiamo pescato un'altra negazione. Queste, ragazzi, sono un paio di mani di prova. Poi in realtà ci sono molte possibilità che si gioca solo di Runic o solo di Horus. Quindi dipende tutto dalle carte che abbiamo in mano. Abbiamo molti po' di esercizi per cominciare a fare le combo che vogliamo. È molto stile Goat, quello che pesco uso. E sinceramente a me piace molto questo stile di gioco, perché non annoia quasi mai, non è ripetitivo e dà molto sfogo a quello che poi uno può creare con le varie mani. Per il resto, ragazzi, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete, fateci sapere che cosa ne pensate, lasciate un like e ci vediamo alla prossima.